L'Aquila e Fano si fronteggiano al Gran Sasso d'Italia nella nona giornata di ritorno del girone F di Serie D, la numero 26 nel computo generale. Rossoblù che cercano il tris di vittorie consecutive dopo aver battuto le laziali Tivoli e Roma City, mentre il Fano, ancora bisognoso di punti salvezza, vuole continuare la striscia positiva dopo la vittoria di domenica scorsa contro il Chieti e il pari di Piedimonte Matese nel recupero di mercoledì. Abruzzesi ovviamente favoriti, almeno guardando ai nomi in rosa e alla graduatoria generale, ma come detto da Cappellacci nella conferenza pregara del sabato, mai sottovalutare l'avversario di turno, quest'oggi carico di entusiasmo dopo la cura Manoni. L'Aquila parte fortissimo e dopo appena un minuto e mezzo Origlio può già calciare in porta dopo un bel pallone recuperato nella zona difensiva aquilana. Il 18 rossoblù non si avvede della corrente di Santo, che forse aveva una migliore visione dello specchio di porta. La gara è tesa e allora Banegas cerca di stemperare il tutto raccogliendo il cartellino giallo del signor Toro di Catania, che lo aveva smarrito. Il 10 lo ammonisce tra i sorrisi dei 3.000 spettatori e dei 25 in campo. Il Fano si fa vedere all'11° da fallo laterale, col tiro improvviso di Gonzales che testa la reattività di un Michelin pronto e attento alla respinta. Passano due minuti e il treno Giulio Dori sfreccia sull'out di destra, ma Banegas da ottima posizione timbra male il biglietto spedendo in fallo di fondo. L'Aquila continua la pressione e al 15° sfiora di nuovo il vantaggio. L'azione in verticale arriva sui piedi di Bellardinelli, che viene anticipato sul più bello. Poi il pallone giunge alla corrente di Santo, che però trova un Guerrieri pronto a intromettersi tra il pallone e la rete. Ma il gol è nell'aria e arriva al 20°. L'out di destra è una sorta di autostrada aquilana e Bellardinelli stavolta trova il mancino di Origlio che col piatto infila in rete il pallone del vantaggio. Assolutamente meritato per quello visto in questo primo frangente di gara. L'Aquila non molla la preda, quasi tramortita, e dopo due minuti sfiora il raddoppio con Del Pinto, che mira l'angolino ma Super Guerrieri salva in angolo con la risposta fatta tutta distinto. L'Aquila continua in modo martellante e sempre da destra Banegas e Giulio Dori scambiano bene. Quest'ultimo prova la conclusione ma Guerrieri non corre rischi. A destra spadroneggia l'Aquila e sempre da quella parte arriva il raddoppio. Giulio Dori vince un rimpallo e nel contempo trova la giusta lucidità per servire a Marcheggiani un pallone da scaricare in porta. Il 9 mette la cornice al quadro con un destro violento che si spegne alle spalle di Guerrieri. L'Aquila 2, Fano 0 al 43°. Un solo minuto di recupero e compagini che vanno negli spogliatoi con i rossoblù padroni del campo. Ad inizio ripresa Urbinati non rientra in campo, al suo posto Antonioni. L'Aquila che cerca subito la terza marcatura al quarto col solito Giulio Dori padrone dell'out di destra. Il 3 rossoblù mira il secondo palo ma Guerrieri ci mette le dita e manda in angolo. Al 20° doppio cambio per Cappellacci con Costa Ferreira e Mengani che prendono il posto di Angiulli e Giulio Dori, quest'ultimo il migliore per chi vi sta raccontando questi highlights. Il Fano ci prova ma di riflesso si scopre e allora l'Aquila prova a chiudere la contesa con Origlio e Banegas al minuto 26. Il 18 vede l'argentino in area e lo serve perfettamente. Il 10 controlla la sfera e carica il mancino di controbalzo. Guerrieri si prende la palma di migliore in campo dei suoi. Fano, che alla mezz'ora si guadagna il primo corner della gara e dopo diversi palloni non rinviati dai rossoblù, Riggioni non ci pensa due volte e scaglia un tiro violentissimo respinto solo dalla traversa inferiore. I rossoblù fiutano il pericolo e allora cercano di colpire da gioco aereo, ma la prima deviazione finisce sopra la traversa, poi da angolo non trova la giusta deviazione Banegas. I minuti restanti scivolano via tranquilli, compresi quelli relativi al recupero. L'Aquila allora può brindare alla vittoria, continuando nell'impresa ardua di andare a riprendere Campobasso e Samb. I punti di distanza sono sempre tanti, ma non provarci sarebbe delittuoso.